Filosofo e critico letterario, De Sanctis fu più volte deputato e ministro della pubblica istruzione. La sua vicenda politica è legata alla città di Torino, dove visse prima l'esilio e poi le sue prime esperienze parlamentari. Per approfondire l'attualità del pensiero dell'illustre intellettuale, è stato organizzato un convegno incentrato sulla militanza critica, promosso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di De Sanctis 1817-1883 e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, con il patrocinio del Consiglio regionale e della Città di Torino. Qual è l'insegnamento politico principale che possiamo trarre dal pensiero di De Sanctis? Francesco De Sanctis è stato il primo ministro della pubblica istruzione del governo Cavour, è stato qui proprio a Torino parlamentare e ha svolto, credo, un ruolo fondamentale nello stabilire una relazione, un dialogo, un profilo dialettico tra le classi dirigenti del nord e gli intellettuali del sud, pur conservando un'autonomia e una posizione, diciamo, molto originale nell'ambito del dibattito pubblico, tenendo conto, e questo è un aspetto credo rilevante, che De Sanctis, su incarico di Cavour, dovette riorganizzare l'università e la scuola in Italia, e la prima cosa che fece fu quella di stabilire un rapporto con Quintino Sella, perché capì che la organizzazione della scuola, che era il fondamento poi della costruzione della coscienza italiana, passava per un rapporto intenso, significativo, tra le classi dirigenti del nord e quelle del sud. Credo che sia un insegnamento questo molto importante.